CRM. C'è anche, sì, siamo anche in diretta televisiva e così salutiamo coloro i quali ci stanno seguendo in questo momento anche via etere su internet e anche su CRM Radio, la radio che si sente e si vede. Con noi sempre in compagnia la scrittrice di questo meraviglioso libro, Un'altra donna è possibile, col punto esclamativo, non col punto interrogativo. Senti, ti avevo chiesto prima, durante il primo intervento, la diversità della donna di un tempo e la donna moderna. Ci sono stati dei momenti di sbandamento da parte della donna, secondo te? Io credo che il vero problema, più che dei momenti di sbandamento, sia stato a un certo punto una perdita di un filo conduttore che aveva sempre fatto da tracciato fondamentale alle donne nel nostro paese. Quindi, diciamo, le donne in passato avevano sempre mantenuto una certa coerenza, anche con la grande difficoltà che c'era sempre stata nell'affermazione dei propri diritti, nelle battaglie, nelle lotte, le donne comunque erano rimaste coerenti. Il vero problema, che poi è il tema centrale di questo libro, è stato il fatto che a un certo punto le donne hanno cominciato a farsi la guerra tra loro. E il libro poi alla fine racconta questo, cioè racconta come le donne abbiano in qualche misura una responsabilità determinante, che è quella proprio legata al fatto che chi sceglie, quelle donne che scelgono una scorciatoia per arrivare a posti di prestigio, di potere, di responsabilità, il primo danno lo fanno innanzitutto alle altre donne, cioè alle donne che invece seguono un percorso di formazione importante, di formazione dura e faticosa, e che magari non riescono ad arrivare proprio perché nel frattempo è arrivata qualcuno prima di loro che invece aveva scelto la strada più semplice. Il secondo problema, rapidissimamente, invece il danno, se vogliamo, che queste donne fanno all'Italia nel momento in cui vanno a ricoprire posti di rilevanza senza l'adeguata formazione, quindi ostacolano la modernizzazione del paese. Allora, domanda stringatissima, i tempi tecnici sono quelli che sono, tra poco avete l'opportunità di vedere qui in diretta da questo teatro la presentazione di questo libro, Un'altra donna è possibile, Voci fuori dal coro, nell'età del Bunga Bunga. Vi avevamo già spiegato prima cosa si intende per Bunga Bunga, insomma sono delle parole ormai, delle frasi già fatte da diverso tempo. Diversi personaggi in questo libro, ve li ricordo ancora, Margherita Hack, Carmen Consoli, Susanna Camusso, Carla Fracci, insomma... c'è veramente il Gotha, Rita Borsellino, Monica Frassoni, scusate, e Rossella Moroni. Un attimo tralascio l'autrice Paola Castiglia per parlare un attimo con il presidente dell'associazione che ha presentato e ha voluto fortemente qui su questo teatro la presentazione di questo libro, ed è Maria Concetta Farinella, psicologa, quindi voglio dire tanti auguri per la tua laurea, spero che ti porti bene per il futuro. Allora, tu sei la presidente di questa associazione fuori orario. Da quanto tempo è venuta fuori, da quando si è formata questo gruppo, questa Ollus, chiamiamola così, associazione? Sì, l'associazione è nata nel 2004, qui a Cefalù, è stata fondata da studenti all'epoca, da giovani che avevano insomma voglia di stare insieme, però riflettendo e proponendo delle iniziative, comunque anche un humus anche culturale che si distinguesse rispetto alle altre associazioni, proprio perché erano giovani, avevano voglia di dare, e l'idea è sempre quella del cambiamento quando si è giovani, ovviamente. E poi hanno iniziato a promuovere proprio giovani artisti, gente che poi comunque nel tempo ha associato l'associazione fuori orario anche come un laboratorio artistico dove imparare. L'associazionismo ha proprio come obiettivo e come punto cardine questo, cioè lo scambio all'interno di un'associazione è quello che poi porta a una crescita che prima è personale e poi insomma anche collettiva, dovrebbe essere collettiva sempre a 360 gradi. Velocissimamente, programmi per il futuro, oltre alla presentazione di questo libro di questa sera? Dopo la presentazione del libro, il 28, molto probabilmente faremo la seconda edizione di una festa. Già l'anno scorso è andata abbastanza bene, quindi rifaremo di nuovo questa festa dove invitiamo tutti i giovani, e poi per l'anno successivo abbiamo qualcosa in cantiere, ma ancora stiamo calendarizzando un po' tutto. Grazie Maria Concetta, intanto ci ha raggiunto il decano dei giornalisti siciliani, per non dire italiani, Franco Nicastro, grande amico di tutti, non soltanto dei giornalisti. Allora Franco, stasera l'onere e l'onore di presentare una tua discepola, un libro da lei scritto. È un libro molto interessante che io ho letto, diciamo, con grande piacere, intanto perché è scritto in italiano e questo mi sembra, diciamo, un elemento determinante. Poi perché tocca un tema molto cruciale e molto attuale, che
è quella della condizione della donna nell'Italia di oggi, con un predominio dei modelli che passano attraverso la televisione. La originalità di questo libro consiste nella ricerca di modelli alternativi, degli altri modelli che magari non passano in televisione, ma che probabilmente sono, rappresentano la maggioranza del sentimento comune delle donne italiane. Franco, una domanda mi tocca fartela dal punto di vista professionale, essendo un attimo scevri dal libro, non per non mancare di rispetto all'autrice, ci mancherebbe, pure anche una collega, quindi. Senti, in questo bunga bunga politico invece che sta succedendo in Italia in questo momento, non stiamo a entrare nei dettagli perché sennò ci perdiamo di casa, la professionalità dei giornalisti in questo momento, che contributo si può dare da parte nostra alla nostra nazione? Ma io credo che il contributo dei giornalisti c'è stato ed è stato anche molto significativo, perché la delegittimazione di quel modello e di quegli stili di vita e di quel modello politico è passato proprio attraverso i giornali. E non a caso, devo dire, a un certo punto si è tentato di zittire queste voci, di comprimerle anche attraverso misure legislative come per esempio la legge sulle intercettazioni. Se fosse passato quello sciagurato disegno legislativo, probabilmente i giornali avrebbero scritto, come spiegava Berlusconi, che ad Arcore si facevano cene eleganti. Un'ultimissima battuta e chiudiamo. Sai che alcuni colleghi che scrivono per delle testate giornalistiche nazionali rischiano il mancato sovvenzionamento da parte dello Stato e quindi altra cassa integrazione. Questo è un problema davvero serio. Forse non si è capito l'importanza di questa misura devastante per l'assetto del sistema editoriale in Italia. Ci sono testate che sopravvivono per la loro debolezza strutturale solo grazie al contributo della legge sull'editoria. Io credo che questa, una volta tanto, è una legge che ha un grande merito, che è quello di salvaguardare queste piccole ma significative realtà, intanto perché salvaguardano il pluralismo dell'informazione e poi perché rappresentano comunque una componente importante, significativa del sistema dell'informazione in Italia. Sono testate, alcune delle quali sono collegate proprio a dei partiti politici. Tranne il Manifesto, che è una cooperativa di giornalisti, perché così è nata e così finora è sopravvissuta con tanti stenti, ma io credo che comunque questa legge svolga una funzione importante, quella di assicurare un pluralismo di voci che è tanto necessario per il nostro paese. Buonasera a tutti. Come avrete capito, questo non è il Maurizio Costanzo Show, quindi siamo in una situazione molto più informale. Io vi do il benvenuto questa sera. Abbiamo il piacere di presentare per la prima volta a Cefalù il libro della nostra amica Paola Castiglia, Un'altra donna è possibile. È un libro che io mi posso permettermi di dirlo, anche se forse Paola non sarà d'accordo, però penso che questa sia la prima iniziativa, in un certo senso, sul berlusconismo, anche se il libro non è sul berlusconismo, nell'epoca del post-berlusconismo. Una delle prime, quantomeno, visto che ormai sembra che forse non se ne debba più parlare. In un certo senso, invece, secondo noi è importante per dare un giudizio storico anche su quello che è stato un periodo che ha modificato in maniera molto consistente quella che è stata anche la cultura del nostro paese, il modo di vivere la nostra società, di vivere la vita di tutti i giorni, proprio per la presenza importante di questo personaggio che comunque ha cambiato nel bene e nel male le nostre vite, il nostro modo proprio anche di rapportarci l'uno con l'altro. Nel caso del libro di Paola, anche di vivere il ruolo della donna, di contestualizzarlo nella realtà.
Berlusconi ha fatto anche questo, cioè ha totalmente sconvolto quelli che erano i capisaldi anche della nostra, del nostro paese. L'ha fatto con, come dire, con il ruolo della donna, che è stato, come dire, buttato su tutti i giornali nell'ultimo periodo della sua legislatura, ma forse in fondo sotto sotto dagli anni Ottanta è cambiato il modo di vedere la donna, quantomeno il tentativo di cambiare il ruolo della donna all'interno della nostra società. Ma io mi permetto di dire l'ha fatto con tantissimo altro, perché anche il ruolo dell'uomo è stato cambiato nell'epoca del berlusconismo, perché se la donna magari è stata avvicinata al ruolo della velina, o comunque piuttosto che della donna oggetto, l'uomo poi, il ruolo dell'uomo era quello di fare il calciatore, che in un certo senso è poi l'altra faccia della stessa medaglia. Questa sera noi di questo libro parleremo con Maria Concetta Farinella, che è il presidente dell'Associazione Culturale Fuori Orario, organizzatrice dell'evento, il professore Nicastro, presidente dell'Ordine dei Giornalisti Sicilia, ex presidente, presidente emerito. Marco Manera, che non vuole categorie, lui è il comunicatore, ecco, visto che ci tiene tanto, e ovviamente l'autrice del libro, Paolo Castiglia. Parleremo di questo, parleremo di come è cambiato il ruolo della donna, di come lo viviamo oggi, di come in fondo questi 20 anni hanno in un certo senso modificato in maniera molto forte il nostro modo di vivere la realtà. Buonasera a tutti, siamo molto contenti di essere all'interno del Teatro Comunale come associazione, siamo contenti di presentare, orgogliosi di presentare il libro di Paola. Fino a circa 15 giorni fa sapevamo che il libro, insomma, sarebbe stato presentato, stavamo iniziando ad informarci, ma ci eravamo accorti che a Cefalù non era stata segnata nessuna presentazione. E allora abbiamo iniziato a contattarla. E lei, diciamo, è stata subito ben contenta, ha accettato subito il nostro invito. Allora abbiamo iniziato a pensare, dove? Ma in effetti noi qualche luogo a Cefalù lo abbiamo un po' girovagato. Teatro Comunale ancora no. Allora abbiamo detto il Teatro Comunale. Voglio innanzitutto ringraziare personalmente Marco Faglilla e poi tutti i ragazzi dell'associazione per la scenografia, perché l'idea era quella di creare un po' un ambiente casa, ma in un altro tempo. E in più eravamo contenti di presentare un libro di una giovane cefaludese che, insomma, in questi anni ha fatto un percorso complesso, ricco di cose. E anche noi ci riconosciamo come giovani che in questi anni hanno fatto un percorso che oggi sentiamo molto in crescita, sia come associazione che come gruppo di gente che continua ad incontrarsi spesso e a riflettere sui temi sia cefaludesi che in generale. Io ho letto un po' il libro e volevo anche dare un taglio un po' psicologico dovuto anche alla mia formazione, diciamo, ma in realtà le donne hanno sempre, si dice sempre, parlano assai, ma poi in realtà queste donne non hanno mai avuto bisogno di parlare così tanto, perché l'uomo, che ha sempre avuto questo ruolo di potere, di protezione centrale, è stato sempre visto come colui che invece metteva a tacere. Ma infatti la donna vive di gesti e cresce i propri figli con i gesti, la cura passa anche attraverso questo. E in più si parla sempre, ma le donne nel 68, sì è vero, c'è stata una grande rivoluzione, le donne hanno conquistato molti diritti, hanno vinto molte battaglie, ma non è vero che oggi invece non si impegnano allo stesso modo.
Perché se è pur vero che c'è la categoria delle veline, questo stereotipo mediatico che adesso dilaga, le bambine che crescono con quest'idea, invece è vero che ancora ci sono tante donne che fanno fatica, che sgomitano, che crescono i propri figli in un certo modo, che si preoccupano per loro. E allora sono questi gesti che, sui quali noi dobbiamo anche riflettere, perché poi... se altrimenti perdiamo di vista tutto quello che le donne oggi fanno, perché le donne sono anche indignate, ma possibilmente fanno passare la loro idea anche attraverso altro, non più magari scendendo in piazza, o non più scendendo in piazza solo per i loro diritti, ma magari scendendo in piazza per i diritti dei loro figli, che è una cosa un po' diversa, ma ci sono comunque. E oggi invece riflettevo sull'autorealizzazione. Una volta veniva data per scontata qual era il tipo di autorealizzazione della donna, cioè a una certa età si dice vabbè, adesso diventa moglie, cerca marito, ha i figli, se è brava, di buona famiglia, magari femminile, è stata un po' data anche per scontata sotto certi punti di vista. Oggi invece la donna pensa più prima all'autorealizzazione professionale e poi a fare dei figli, a mettere su famiglia. E allora la donna viene vista come, ah sì, la donna è forte, è poco accogliente, sono tutte manager. Ma in realtà anche chi vuole fare la velina pensa a questo. Cioè in poco tempo deve cercare di avere il massimo del successo, ma a un certo punto la maternità, arriva il pensiero della maternità. E se mettiamo... a confronto la donna che pensa prima alla realizzazione che sia anche culturale, sociale, rispetto a quella della velina, poi in realtà si incontrano. E oggi riflettevo su una cosa che negli ultimi anni è stata un po' gridata ad alta voce, che è la depressione postpartum. Per tanti anni si parlò di questa patologia come la grande scoperta, la cosa su cui lavorare. Ma oggi pensavo, ma invece oggi la maternità non è una cosa molto ricercata e viene gridata a gran voce, oggi diventare madre non è più come una volta, oggi diventare madre significa prendersi cura a 360 gradi di un mondo che poi si affaccia verso questo futuro, perché questo futuro ormai si dice tanto, fa paura. Perché questo pensiero sulla maternità? Perché ho letto in alcune interviste che si diceva si è madri anche quando non si è progenitrici. Ho detto, ma e queste parole sono state poi dette da personaggi che hanno oggi 50-60 anni, insomma che sono cresciuti anche in un'altra epoca, in un altro momento. Perché consideriamo madri anche le madri che non sono invece progenitrici? Cioè poi la cresci in un altro modo, cioè è segnata all'interno della casa questa cosa. Allora, il padre invece, che è stato sempre quello forte che va nel mondo, che porta a casa la scoperta, la novità, poi invece ti ritrovi davanti ad un'intervista dove il punto cruciale è la donna, è l'uomo. Cioè, l'uomo in questi anni non è cambiato. Cioè, anche gli uomini sono cambiati, perché se cambia l'uomo, la donna... è normale che cambia anche l'uomo, è la stessa cosa, cambieranno i valori all'interno della società sicuramente, ma quando parliamo di donne che colludono con il potere maschile, con i politici, con chiunque si dovesse incontrare, qua parliamo dell'epoca del bunga bunga, sì, colludono però perché? Non perché riconoscono potere e basta nei confronti dell'uomo, ma riconoscono la debolezza. La debolezza di soffermarsi soltanto all'apparire, perché nel momento in cui si è accompagnati da una donna che ha un determinato fascino, fino a quando non parla, va bene. Perché sa, la donna che ha studiato e che ha cultura, no, non è così. Cioè, il potere poi alla fine... Non è che si incontra soltanto nella protezione, cioè potere nel senso di protezione, ma un potere alla fine illusorio, cioè non è un potere reale che dà potere, perché se il potere è quello di andare nel grande schermo,
quando si spiega spesso che il grande schermo oggi è unificato, che c'è tutto il problema dell'informazione, tutto questo viene assolutamente annullato. E poi, insomma, perché al posto di andare avanti ed emarciparsi in una direzione che è quella un po' più costruttiva, invece sembra quasi che il valore si sia annullato. Non è che i valori sono annullati, secondo me è il senso che diamo invece al valore, cioè che noi non ci pensiamo più, noi a un certo punto ci appattiamo sulle cose, cioè non c'è più bisogno che ci penso, c'è qualcuno che già ci ha pensato per me, ci hanno pensato quelli di Grande Fratello, ci ha pensato qualcun altro, il reality e tutte queste cose. Quindi io non ho più bisogno di pensare, perché devo pensare alla vita della mia bambola? Ma non ci penso più, perché già la vedo là reale, che fa quello che deve fare, e la mia identità si confonde però con un'immagine. Quello, poi ogni tanto tu alla fine quasi di tutte le interviste chiedi cosa speri per il futuro, come si possono cambiare le cose. Ovviamente spesso la risposta è all'interno di un processo culturale. Vero, la cultura salva sempre, perché attraverso la cultura che ci possiamo fare delle domande, sia non soltanto come donne. E io ci ho pensato anche, cioè a un certo punto ho detto, ma come si possono cambiare certe cose? La prima cosa, ridendo in camera mia, ho detto, spegniamo la televisione, perché se questa è la causa di tutti i mali, spengo la TV e non leggo più il giornale. E invece no, invece ho pensato che la soluzione è nell'educazione alla cultura e non alla cultura in sé, perché le culture sono tante, ma è un'educazione invece che deve provenire da tutti gli ambienti, dalla famiglia, dalla scuola, da tutte le reti sociali che abbiamo. Però anche tutte queste reti devono, per cambiare, passare attraverso un riattraversamento, sia della storia. Quindi bisogna ripensare, secondo me, alle cose e riattraversarle. Queste sono ovviamente delle donne simbolo. E allora noi dobbiamo pensare al simbolo delle cose, cioè a quello che ci lasciano, a quello che ci danno, al come poi si evolvono, a come poi ci possono aiutare in un processo di cambiamento che sia importante sia per noi giovani, sia anche per gli adulti, perché tutti dobbiamo ripensarci, perché tutti facciamo parte della stessa società e della stessa collettività. Mi invito a leggere il libro, è un bel testo. Brava Paolo. Grazie Mari, io mi permetto di dire perfetta, non perché il presidente della mia associazione, è una questione affettiva. Io penso che abbia detto una cosa molto interessante, Maria Concetta, sulla debolezza. Cioè sulla debolezza del potere, io direi anche sulla debolezza della nostra società, o meglio, quello che mi chiedo è quanto la nostra società è stata debole in questi 20 anni per acquisire questo sistema culturale. Cioè si sono accesi nella nostra società quei campanelli di allarme da parte delle istituzioni culturali che devono vigilare anche su uno stravolgimento, su una propria revisione culturale del nostro paese. Penso che ci siano. Io credo che negli anni 70 questo non sarebbe successo, ma non perché gli anni 70 sono migliori rispetto all'epoca attuale, ma perché forse negli anni 70 c'era una coscienza critica collettiva che era completamente diversa rispetto a quella che abbiamo vissuto negli ultimi 20 anni, favorita senza dubbio anche da un forte conflitto politico-sociale che permetteva anche uno schieramento, come dire, anche molto più partecipato rispetto a quello degli ultimi 20 anni. Però sicuramente negli ultimi 20 anni c'è stato un vuoto da parte di qualcuno, comunque le istituzioni che avrebbero dovuto fare da contrappeso in questa situazione, in questo senso la situazione degenerasse. Io passerei la parola a Marco Manera per continuare questo dibattito. Grazie a tutti e buonasera. Premessa. Mi impongo di essere molto breve perché, essendo stato molte volte tra il pubblico, so che poi quando la cosa si porta troppo alla lunga si contano gli interventi che mancano, per cui vorrei semplicemente che, insomma, chi mi conosce sa, insomma, qua ci conosciamo tutti, sapete che qui accanto c'è mia sorella praticamente, no? Quindi
io ho pensato di non scrivermi nulla, di non fare nulla di particolarmente strutturato, proprio perché volevo parlare delle emozioni, insomma, o almeno di una delle emozioni che è fuoriuscita nel momento in cui ho letto il libro, o comunque insomma ne ho visto il percorso. E quindi vorrei, insomma, essere breve, semplicemente perché vorrei che passasse soltanto un concetto. Mi basta riuscire a far passare questo concetto. Io vorrei parlarvi del concetto di discontinuità. Il concetto di discontinuità è uno dei primi concetti, no, che viene spiegato allorquando si parla di comunicazione. Perché cos'è la discontinuità? È l'opposto della continuità. Cosa fa generare l'identità? Cosa fa generare il significato? Un momento di discontinuità. Da una situazione continua c'è un momento discontinuo che genera significato, che genera identità, che dà un senso a qualcosa. In un sistema che è un sistema che fino a oggi, come diceva Nicolò, come diceva Maria Concetta, è stato un sistema continuo, che è stato creato da questo circo mediatico, come si usa dire, che è stato creato da questa ventennio di luci, lustrini e pagliette, che è stato creato, insomma, da questo sistema. È stato creato un sistema di continuità, dove tutto era sempre uguale, dove non ci si stupiva poi a un certo punto più di nulla, dove tutto poteva essere possibile, dove tutto... E dove si è creata una mentalità che può essere provenuta dalla televisione, ma può essere provenuta da una mancanza, e arrivo dopo alla mancanza, un sistema nel quale, insomma, per entrarci, cioè per fare parte, per esistere, dovevi fare parte di quella continuità. E quindi sono venute fuori tutte queste storie, tutte queste continuità, cioè tutte queste donne che hanno pensato di entrare a far parte di questo circo, di questo giro, essendo tutte simili. E lì è l'errore. Perché il libro questo vuole dimostrare, secondo me, perché per esistere devi essere discontinuo, devi essere unico, devi creare un punto di rottura, e se no non esisti. Cioè, io quando un mio maestro in teatro mi disse un giorno, diceva, scusa, è inutile che tu imposti la tua recitazione come Gassman, per dire, no? Per fare un nome importante, insomma, che tutti conosciamo. È inutile che scegli di essere continui e non discontinui. E questo è un altro dei temi che esce fuori dal libro. Per la mancanza della formazione. Perché la formazione, la cultura scolastica ma anche extrascolastica, la formazione è fondamentale. Perché la formazione ti dà quel pensiero critico che ti permette di farti una tua idea, che ti permette di farti una tua struttura mentale, che ti permette di far sì di essere uno, di pensare con la tua testa, di agire con la tua testa, di costruirti come persona una all'interno del sistema, di dire la tua, di non farti uniformare, di saper guardare, di saper leggere uno spot televisivo, di saper leggere un telegiornale, di saper leggere un giornale, una comunicazione, qualsiasi cosa. Ti dà la possibilità di fare quel famoso punto di rottura, di essere discontinuo. Quindi il tema della discontinuità, quindi il tema della formazione. E io mi vorrei fermare qui perché credo, insomma, se sono riuscito a trasmettervi questi due concetti, credo di essere riuscito a trasmettervi quello che volevo fare. E volevo chiudere dicendo che mi piaceva questa idea, che bisogna rendersi conto dei propri limiti. Anzi, apro una parentesi, mi venivano in mente delle persone, per esempio questo fatto del velinismo, no? Che poi magari tu ne parlerai, così là. Nel mondo dello spettacolo, ma è pieno di gente discontinua,
di gente che non ha puntato sul corpo piuttosto che... Beh, io stamattina pensavo ad Anna Magnani, pensavo a Monica Vitti, pensavo a Franca Valeri, pensavo a Carmen Consoli, che ha una voce che, insomma, non rientra nei campi. Io ce l'ho con questo vent'anni, ragazzi, mi dovete perdonare, però per me, a me mi ha segnato. Cioè, per me è stato... Io ci sono cresciuto in questo periodo, perché cioè proprio intellettualmente sono cresciuto in questo periodo, e credo che sia stato davvero uno spartiacque con il passato. Il discorso dei limiti è molto importante. Il problema è che in questo periodo i limiti sono stati totalmente superati a livelli clamorosi, nel senso che si è persa anche proprio la dignità minima nel fare le cose, cioè la velina che fa il ministro e il ministro che fa la velina, cioè si è perso completamente, secondo me, lo spartiacque tra quelli che sono i ruoli che penso in una società siano fondamentali. Cioè, la velina non può fare il ministro e il ministro non deve fare la velina, perché sennò si arriva a una confusione anche nei confronti dei cittadini, del popolo italiano, che diventa complessa anche da risolvere. Infatti io questa era la domanda che volevo fare al professore Nicastro: ma secondo lei, professore, quanto tempo ci vorrà per ritornare a un livello standard di vita culturale italiana? Dunque, io devo dire che mi piace questo modo di impostare il discorso, che è centrato sulla scelta di alcune parole chiavi. Io ne ho scelto un'altra. Tu parlavi di discontinuità. Io, sentendo l'intervento di Marco, mi è venuto in mente di scegliere come parola chiave l'omologazione. E questa parola chiave è in fondo la chiave del discorso che stiamo facendo qui, e che mi consente intanto di dare una risposta a una sollecitazione che tu ponevi poco fa, che è stata l'opinione pubblica. Io credo che, ed è un problema che ogni tanto ritorna, specialmente nei commenti di Eugenio Scalfari di qualche anno fa, c'era un paese che era in preda al berlusconismo, in preda a modelli di vita e a stili di vita che passavano quasi senza colpo ferire, senza suscitare nessuna indignazione, nessuna a reazione. E tutto questo accadeva proprio perché mancava il controllo dell'opinione pubblica. Forse anche i giornali, tranne alcuni, non hanno saputo svolgere il ruolo proprio di controllori del faro, di controllori degli altri poteri. E tutto quello che accadeva in fondo veniva accettato con una certa con un atteggiamento lassista, è come se questo paese non avesse neppure una propria coscienza e purtroppo neanche una storia, perché di questo si tratta. Si è parlato di un ventennio, io credo che bisogna andare molto più un poco più indietro, risalire agli anni Ottanta. Tutto questo è nato, diciamo, intorno alla metà degli anni Ottanta, con i modelli di un certo rampantismo, con i modelli tutto alla televisione, al punto di disumanizzarci fino a vendere il nostro dolore. Beh, c'è stato anche questo. Questa è stata la televisione che ha parlato al cuore degli italiani con il modello della TV del dolore. Ogni storia veniva rappresentata con una carica spettacolare che serviva a sollecitare le emozioni più che i pensieri. E poi c'è stata questo modello televisivo che ha
accantonato completamente i contenuti, i processi educativi alla cultura di cui parlavi poco fa, e ha imposto invece alcune scorciatoie, alcuni successi facili che poi si identificano con quello che è stato chiamato il velinismo. E come dire, questo modello, un po' la causa, ma un po' anche l'espressione stessa del degrado civile e morale che questo paese ha conosciuto a partire dagli anni di Craxi, perché quel modello politico, quel sistema politico era in fondo il terreno di coltura di tutto l'ambaradan culturale e morale e politico che noi abbiamo conosciuto sotto Berlusconi. La TV, che era vista, diciamo così, come un principale obiettivo e anche traguardo di vita. A Palermo c'è un modo di dire molto colorito che forse esprime meglio questo concetto: affacciò a televisione, cioè uno che affaccia a televisione ha già raggiunto il proprio traguardo di vita, è il luogo in cui, affacciandosi a televisione, uno raggiunge il successo. Tutto questo è passato però attraverso dei costi anche molto forti, devastanti, perché ha abbassato il livello del corpo e l'illusione della libertà. Io credo che diciamo, questo paradosso alla fine è la goccia di veleno che ha stravolto il quadro della nostra società. C'è una responsabilità morale che appartiene a tutti quelli che hanno utilizzato lo strumento televisivo, intanto, come dire, per parlare alla pancia degli italiani. Qui dice la donna è cambiata, ed è cambiata con quei modelli in peggio, ma poi ci ritornerò su questa cosa, perché io credo che la Camusso dica anche delle cose molto intelligenti su questo tema. Sono cambiate le donne e sono cambiate anche gli uomini. E il cambiamento degli uomini è riferito, diciamo così, all'accrescimento di una dimensione del potere che è passata non attraverso la verifica e la legittimazione del consenso, ma semplicemente attraverso la mercificazione dei valori e quindi con un abbassamento della qualità stessa del livello etico della vita pubblica del nostro paese. Sono state, diciamo, introdotte categorie e anche, come dire, subculture e sovrastrutture culturali che hanno cercato di farci dimenticare da dove noi veniamo. La televisione è stato il momento, è lo strumento, è il luogo dove tutto questo poi si è molto significativa. Lei è andata a cercare i personaggi che certo sono nati anche in televisione, ma che certamente non sono un modello televisivo, e ci vengono a spiegare che questo sistema sta entrando in crisi anche e soprattutto per merito delle donne. Io vorrei ricordare qui che il primo sintomo che in effetti si stava rovesciando la tendenza è avvenuto nel febbraio di quest'anno con le manifestazioni, le imponenti manifestazioni delle donne che hanno dato vita al movimento Se Non Ora Quando. Sono state le prime a rendersi conto, intanto a rispondere in modo indignato ai modelli che si stavano affermando, le cene eleganti di Arcore, le veline che diventavano ministre, le ape regine che diventavano consigliere regionali,
e tutte le Noemi d'Italia che venivano portate alla corte del drago, come diceva la moglie di Berlusconi, senza porsi neanche minimamente il problema se tutto questo avesse in qualche modo una dimensione etica, quantomeno passabile, non dico altro. Bene, tutto questo si è affermato, tutto questo è accaduto mentre si stava sviluppando una sorta di movimento carsico che era provocato dalle donne, che è esploso poi con le manifestazioni, e nel momento in cui le donne hanno detto basta con questo teatrino, il sistema è crollato. Quello che è mancato, io voglio dire qui, è l'azione in qualche modo generale. Le donne invece avevano capito che era arrivato il momento di cambiare, e finalmente questo momento è arrivato. Il processo di crollo di questo sistema è stato accelerato dalle manifestazioni. Io vi devo dire che non mi aspettavo una conclusione così rapida di tutta questa vicenda, che durava dagli anni Ottanta e che era in piedi, quindi consolidando ormai un valore così diffuso, che passava attraverso l'omologazione del pensiero e quindi anche i silenzi di cui abbiamo parlato. Dobbiamo dire grazie alle donne se questo paese finalmente ha aperto gli occhi. Grazie professore, io penso che sono profondamente d'accordo con lei, nel senso che se non fosse ci fosse stato questo step da parte delle donne, perché un sistema messo in crisi direttamente dall'oggetto del sistema culturale di quel periodo, penso che sia molto importante anche da sottolineare. Io a questo punto passerei la parola a Paola, che vuoi dire, fai tu. Grazie. Io parto dal dire che non, nel libro, anche avendo scelto di intervistare sette donne che secondo me avevano molto da dire in un momento storico per l'Italia veramente particolare e per le donne comunque italiane, che faceva, potremmo considerarlo quasi conclusione di un percorso difficile, duro, che è durato quasi 30 anni, in realtà non ho detto qualcosa di nuovo. Stava sostanzialmente le scene eleganti di Arcore che noi abbiamo scoperto pochissimi anni fa, pochissimi mesi fa, quasi potrei dire più che anni, e quindi comunque raccontava un modello che era quello della ragazza che veniva avviata alla televisione e dalla televisione poi veniva scelta, quindi la televisione faceva da specchio per poi da casa di chi decideva di fare queste cene eleganti si potesse scegliere la più bella della serata per fare i festini, già nel 1985. Quindi in quegli anni si cominciava a delineare un percorso per le donne che era esattamente quello di regresso, e io credo che poi è quello che ho voluto dimostrare in questo libro con le interviste, ho voluto in qualche misura anche cercare di spiegare. Io credo che la colpa di questo non fosse degli uomini che stavano dall'altra parte del televisore insieme in questo caso a Berlusconi, ma Berlusconi è solamente un modello, perché poi il problema è più quello forse del rapporto che il potere ha sempre avuto con le donne, quindi molto più ampio. Quello che dicevo però è che la colpa forse non era così tanto degli uomini che dall'altra parte dello schermo sceglievano le donne per il prosieguo della serata dopo il drive-in, dopo il colpo grosso di turno, e se le facevano arrivare a casa accompagnate dall'autista già negli anni Ottanta, quanto delle donne che decidevano di dire di sì a questo modello. Non perché questo non faccia parte di una possibilità della donna, proprio dell'essere libera anche di svendere la propria femminilità, perché in quello secondo me ci può anche stare, cioè una donna può decidere anche di svendere la propria femminilità, e questo può rientrare in un suo modello anche morale, etico, nel quale io non voglio entrare. Il problema è che queste donne sapevano benissimo che quello era un percorso che dal bancone di drive-in, dove negli anni Ottanta si sdraiavano, oggi potremmo dire dal balletto da letterina più che da velina, perché io credo che il problema poi delle veline, il nome velina è passato, ma il problema è più della categoria, no? Poi possiamo ricordare le ragazze di Gianni Boncompagni, hanno nel Care Londa anche di
di una situazione. E in realtà il libro è iniziato in tempi non sospetti. Io la prima intervista l'ho fatta 2 anni e mezzo fa, quindi diciamo il libro racconta e nasceva anche dall'esigenza di raccontare il problema che la formazione stava venendo meno in questo paese proprio a causa di questi modelli che si stavano seguendo, e soprattutto queste donne stavano diventando uno sbarramento per le altre donne che desideravano arrivare a quei posti di successo però dalla strada giusta. Quindi se per esempio una ragazza decideva di entrare in politica e stava seguendo il normale percorso del partito politico dal basso, cercando di risalire per gradi, oppure stava cercando di fare la stessa cosa all'interno dell'università o all'interno del mondo del lavoro, all'interno di un'impresa, questo diventava molto più difficile, molto più complicato, perché davanti a lei passava la ragazza, nel caso della politica, la Noemi di turno, ma comunque le Noemi noi ce le siamo viste passare davanti in tutti i contesti, io ne conosco molto in tanti ambiti, che arrivavano più rapidamente delle altre semplicemente perché, come qualcuno una volta mi disse, in ogni redazione c'è un divano sul quale ci si può distendere. Quindi poi quella fu una battuta che mi portò anche a riflettere, che forse ha dato anche in qualche misura vita a questo libro. E io credo che il problema di queste donne che decidevano di fare questi percorsi quindi sia sostanzialmente il fatto che hanno fatto guerra alle altre donne, cioè hanno creato comunque una sorta di appunto di battaglia interna tra le donne che decidevano di seguire percorsi formativi normali e loro, e con una battaglia impari da un punto di vista delle armi. E poi dall'altra parte anche un danno enorme nei confronti del paese, perché le donne, ma anche gli uomini che seguendo scorciatoie arrivano a posti di grande responsabilità, in realtà poi vanno a fare danno. Cioè, io questo lo dico, abbiamo visto, è sotto gli occhi di tutti, il fatto che la modernizzazione di questo paese ha seguito dei ritardi, cioè ha subito dei ritardi clamorosi, soprattutto perché molto spesso a ricoprire ruoli fondamentali non c'erano persone all'altezza di quel ruolo, non perché fossero meno intelligenti di altri, ma semplicemente perché non avevano seguito il percorso normale per imparare a fare un mestiere, fosse anche quello di governatore di un paese. I mestieri vanno imparati. Se non si segue un percorso per impararlo, quel mestiere, semplicemente non lo si può fare. Quindi questo, diciamo, è... Io mi fermerei qua per poi continuare adesso secondo altri schemi, non so. Grazie Paola. Io... sono profondamente d'accordo con te, nel senso che i mestieri si imparano. Cioè, se tu devi fare il politico, inizi a farlo dall'amministrare un condominio. Cioè, non puoi iniziare... purtroppo spesso la politica diventa anche un obiettivo, però in questi ultimi anni, secondo me, si è assistito anche a, in un certo senso, a uno svuotamento del valore della politica, nel senso che in Parlamento poi alla fine abbiamo tutto tranne che politici. Non perché il politico debba essere politico di professione, perché poi diventa anche l'estremo, non va bene nemmeno dall'altra parte, però quantomeno che abbia, come dire, la cultura politica, cioè quello che sa interpretare i problemi della gente, è cresciuto negli ambienti politici, ha fatto le riunioni fino alle 4 del mattino nelle sezioni, insomma un minimo, proprio il minimo sindacale. Io, se voi siete d'accordo, io proverei a capire se c'è qualcuno che vuole fare qualche domanda, un intervento sia sul libro sia sulla discussione che abbiamo avuto. Il ghiaccio non lo rompe mai nessuno, è sempre complicato. Nessuno. Aspetta, scendo col microfono, faccio la velina. Il velino. Scendo col microfono. No, volevo solo, a titolo di curiosità, sapere come era avvenuto il processo di selezione delle donne intervistate e se c'era stata una scrematura o comunque appunto una scelta a un certo punto. Sì, questa è una domanda che
mi fanno molti. In realtà è proprio emotiva la scelta, nel senso che io ho sentito, ho pensato e ho voluto forse scegliere queste persone perché secondo me erano persone che avevano cose da dire. In un paese in cui sembrava quasi che la banalizzazione, la banalità fosse più importante del valore, perché c'è stato un momento, forse questa cosa sta anche piano piano passando, io vedo adesso proprio di mese in mese un miglioramento, grazie al cielo, perché forse quando si tocca il fondo si raschia anche con le unghie, poi si risale anche altrettanto rapidamente per non annegare. Però effettivamente c'è stato un momento in cui assolutamente sembrava che il non valore fosse la cosa più importante, il valore fosse anzi qualcosa di pesante da cui fuggire, di cui vergognarsi. Quindi io ho cercato delle donne, dei modelli, che avessero intanto seguito dei percorsi formativi duri, difficili. Penso a Carla Fracci, che pur facendo parte di un mondo di cristallo, quasi così delicato, così elegante, poi una donna che però ha seguito una disciplina che è quella della danza, pesantissima, molto, molto rigorosa. Oppure nel caso di Margherita Hack, che oltre a essere stata appunto una grande scienziata, un'astrofisica, è stata anche una grande atleta, una campionessa di salto con l'asta. Quindi comunque ho cercato di intervistare donne che secondo me potevano raccontando anche parte della loro vita, perché comunque poi le interviste sono interviste aperte, quindi viene fuori anche, ecco, un risvolto che è emotivo, personale, e in parte si racconta anche la storia del nostro paese, e che potessero dire delle cose. Questa era la cosa fondamentale, in un momento in cui il vuoto di tutto sembrava essere più importante del contenuto. Ecco, il contenitore sembrava più importante del contenuto. C'è qualcun altro? No, facevo delle considerazioni, in realtà sono considerazioni che faccio da tempo, no? Perché certo, come dire, la bolla più evidente, quella più trasgressiva, quella che ha fatto veramente indignare sicuramente è stato la degenerazione di questo stile al femminile, che come dicevi tu però è stato dirompente proprio nel creare questo spartiacque tra chi ha continuato ad essere donna e ad essere persona in un mondo più o meno libero ma fatto di regole, dall'altra parte però appunto questo branco di donne che hanno scelto di seguire altri stili, va bene. Ma mi sono chiesta, e gli uomini? Cioè dico, e in tutto questo percorso, noi parliamo tanto delle donne, no? Ma che cosa è accaduto agli uomini? Se le donne hanno conquistato in maniera veloce traguardi regalando emozioni d'altro genere, dico, gli uomini che cosa hanno fatto se non diventare tanto ma tanto servili? Fondamentalmente c'è stato un asservimento generale del paese a questo modello omologato di cui parlava Franco prima, cioè questa omologazione che ha creato fondamentalmente un paese servile. Le donne sono diventate harem, gli uomini si sono asserviti a tutti i livelli. Quindi la guarderei in maniera ancora più profonda questa cosa, perché come dire, la degenerazione che c'è stata in questo paese, che ha segnato profondamente i due generi. Naturalmente, come dire, ne sono venute fuori anche delle specificità, delle particolarità. Ha fatto tanto clamore il Bunga Bunga, ma chi lo organizzava il Bunga Bunga? A me fa più orrore, cioè nel senso che tutta questa gente che aveva bisogno di riscattarsi poi all'interno di un harem, proprio perché aveva perso altri sentieri dove manifestare la virilità, che è quella del pensiero, mi desta ancora più preoccupazione, ecco. Sì, il problema, non so se si sente, sì. Il problema io credo che sia all'inizio proprio di quello che tu dicevi, cioè il problema dell'essere persona. Io credo che non sia un problema di genere.
È anche un problema di genere, però partiamo dal presupposto che se guardiamo soprattutto ai più giovani, dove per più giovani ci mettiamo dentro tutti, quindi diciamo chi ha 40 anni oggi per intenderci, a scendere insomma, quindi comunque tutti quelli che in qualche misura sono stati figli delle donne che hanno iniziato a guardare 40 anni fa la televisione, credo che da questo punto di vista le donne comunque una responsabilità ce l'hanno anche come madri, perché in qualche misura io credo che gli uomini in parte si formano anche in base a quello che le madri insegnano. Questa è una cosa fondamentale che va detta e che spesso viene dimenticata, cioè le donne hanno un ruolo fondamentale nella società perché sono madri anche degli uomini, quindi quello che un uomo da grande sarà è anche, se non soprattutto, quello che sua madre è insegna a lui. Quindi questo credo che sia un fatto fondamentale. Poi sicuramente gli uomini hanno delle responsabilità. Io ho sentito a un certo punto, da giornalista donna, la necessità di raccontare le donne in un momento in cui le donne non parlavano più, sembravano essersi completamente accontentate dei traguardi che erano stati raggiunti negli anni 70, e il femminismo si era fermato, anzi addirittura faceva paura. Le ragazze dicevano: no, io femminista non sono, perché tutti gli ismi, per carità, sicuramente sono estremi, però il problema è che a un certo punto l'idea di lottare anche violentemente per un diritto sembrava quasi metterti nella categoria degli esaltati, quando in realtà lottare per un diritto non è da esaltati, è semplicemente da persone che riconoscono quello per cui vale la pena di battersi, e poi lo fanno per senso di responsabilità. Quindi quello credo che è importante. Poi il problema, che non sia di genere ma sia legato all'essere persone, è una cosa che noi abbiamo visto nelle interviste, con le intervistate intendo, abbiamo ampliato la cosa anche al rispetto degli altri fuori dalla sessualità tradizionale, perché poi si parla anche del nostro paese come un paese paradossalmente profondamente bigotto, nonostante il periodo del Bunga Bunga e il periodo in cui c'erano dei vescovi che dicevano che comunque tutto andava contestualizzato, anche, purtroppo mi spiace ricordare quel fatto, anche una bestemmia, perché ricordiamo che a seguito di una bestemmia di Berlusconi un vescovo disse quella bestemmia andava contestualizzata. Io credo che nel momento in cui anche la Chiesa arriva ad alzare le mani e a dire vabbè, qua mi fermo, fate voi e sceglietelo voi quello che è morale e quello che non è più morale, credo che lì veramente il paese è in crisi etica profonda. Sì, Paolo, anzitutto complimenti per le premesse, poi ovviamente leggerò il libro e ti farò sapere le mie impressioni, anche se credo che siamo sotto questo profilo sicuramente sulla stessa lunghezza d'onda, almeno su un punto di vista. Credo che tu condivida che il processo che tu hai analizzato attraverso queste splendide testimonianze sia quello non di un'altra Italia rispetto a quella di 30 anni o 40 anni fa, ma di un'appendice degenerata di quel sistema. Si è spesso parlato di una seconda repubblica, secondo me questa seconda repubblica non è mai nata, e quello che si è innescato è un processo appunto di degenerazione, ma attenzione, non di una degenerazione legata soltanto a un depauperamento morale, ma un innalzamento, direi obbrobrioso, dei livelli di bigottismo e di ipocrisia. E questo forse è quello che fa più male all'opinione pubblica. Cioè il ricordare, come tu hai fatto molto bene in ultima di copertina, che già 30 anni fa c'era chi si accorgeva di queste cose e lanciava grida disperate di allarme attraverso un discorso di carattere etico, a volte anche attraverso la satira, e veniva sistematicamente zittito, e non solo da parte di coloro che partecipavano del sistema, facevano parte della corte dei miracoli, facevano i giullari e i servi del regime, ma veniva zittito anche dagli stessi amici di partito, dalle stesse persone nello stesso ambito culturale, perché sembrava essere un talebano, no? un estremista fanatico o un moralista bacchettone.
senza renderci conto che invece l'ipocrisia e il bigottismo si sono innalzati a livelli ben oltre la guardia, come è successo, come dici tu, anche con la compromissione dei livelli alti della Chiesa in Italia, che negli anni 70, negli anni 80 aveva discusso anche animatamente su quello che succedeva nella nostra nazione, e che poi negli anni 90 e in questi ultimi anni si è letteralmente arresa a quello che stava accadendo intorno a sé. Io credo che questo l'abbia fatto anche la cultura di sinistra, che è arrivata a riconoscere in Berlusconi il personaggio principe di un'era, di cui invece non è altro che uno dei tanti comprimari. Io credo che la storia restituirà e ridimensionerà questa figura a quella di un capetto del tardo impero, che ha avuto più fortuna nell'assenza sia di contraltari dalla stessa parte, sia nell'assenza di una opposizione. E soprattutto, come diceva bene Franco, di una opinione pubblica che fosse veramente matura e capace di reagire. Questo lo dico perché molto spesso in Italia ci si indigna, che ne so, per un Ilona Staller che arriva in Parlamento e ci arriva con le preferenze, e non ci si indigna per una semi-analfabeta che diventa ministro della pubblica istruzione, o per un servo che viene messo lì a fare il ministro della cultura, proprio in dispregio della cultura, uno che compone le poesie per Berlusconi. Quindi io credo che questo libro dovrebbe essere, arrivo subito alla conclusione, dovrebbe essere oggetto di una discussione soprattutto non fra noi che abbiamo 40 anni o più, o persone che hanno già raggiunto una loro maturità critica anche, o anche hanno attraversato questo doloroso guado, talora anche sbagliando, litigando, facendo quelle che fanno le persone anche di una certa età, discutendo. Ma io credo che invece la discussione va fatta con coloro che in questo momento sono più esposti alla deriva e alla debolezza, che sono i ragazzi che stanno crescendo. Quindi questo libro dovrebbe essere oggetto di un confronto con i ragazzi delle scuole, cara Paola, perché io credo che lì ci sia da costruire ancora molto, non per plagiare i ragazzi. Questa sera, mi dovete scusare, a parte Franco che ha i capelli bianchi e che non posso averlo visto come studente, dico, ma sul palco ci sono persone che ho visto crescere dal punto di vista della formazione culturale e di cui posso anche testimoniare le sofferenze, il pathos davanti a ogni esame universitario, le difficoltà, le cadute e invece le vette che avete raggiunto tutti quanti nei vari e diversi ambiti. Ecco, quanti di questi ragazzi che oggi noi abbiamo a scuola si sentono o sono effettivamente preparati a un percorso come quello che avete fatto voi e sono disponibili a rifiutare, come avete fatto voi, questo genere di compromissioni? Quanti di questi ragazzi oggi sono attrezzati per dire di no davanti a una proposta, tra virgolette, indecente? Ecco, questa è la preoccupazione, non solo da vostro amico, perché vorrei che quello che avete detto questa sera diventasse anche fermento per i ragazzi di Cefalù e che vengono a studiare a Cefalù, per esempio, ma anche da docente. Perché noi lo vediamo che cosa sta diventando la scuola oggi, un contenitore di progetti e progettini che servono a far mettere quante più etichette e medagliette ai dirigenti scolastici, mentre il percorso formativo latita, manca di continuità e crea eternamente difficoltà a quelli che poi si mettono la tuta come sottoscritto dentro in classe a fare l'operaio dal punto di vista culturale. Io scherzando con un genitore, oggi pomeriggio ricevendo nel ricevimento, ho detto, beh, è andato tutto bene in questo quadrimestre, malgrado la scuola. Cioè, dobbiamo arrivare a dire questo, i risultati dell'insegnamento ci sono, malgrado la scuola. Cioè, e allora, poniamoci nell'ottica delle agenzie educative. Queste persone che sono qui sono da sole delle agenzie educative, perché ognuna di queste
ha creato un percorso straordinario di vita che sicuramente la mette lì a fare da punto di riferimento. Ma quanto le conoscono i ragazzi che oggi stanno crescendo? Qualcuna forse la conoscono un po' meglio, come Carmen Consoli o come Rita Borsellino, perché magari qualche volta la intercettano alla televisione o la portiamo a scuola, no, per farla parlare, ma altre no. O non conoscono te, o non conoscono Nicolò, o non conoscono Marco o Maria Concetta. Ecco, questo dovrebbe essere l'obiettivo che ci dobbiamo porre per il prossimo futuro: diventare noi, diventate voi, fermento per la crescita di questi giovani, e fare in modo che domani non, cioè, si perda persino il concetto del bunga bunga, che venga persino metabolizzato e fatto diventare, come diceva Tucidide, un possesso per sempre, perché mai più si possa ripetere quello che è avvenuto, perché altrimenti saremo costretti fra 20 anni a riunirci di nuovo qua, magari il teatro sarà cambiato, sarà un po' più cadente o quello che sarà, e ripetere un discorso di questo genere per un'altra generazione, perché sarà arrivato un altro capetto con un altro idiota che gli fa le poesie, o un'altra che gli fa da ministro della pubblica istruzione, avrà di nuovo successo perché non c'è un contesto intorno a sé che sappia immediatamente spegnere questo genere di degenerazione. Noi abbiamo avuto per 40 anni gente che è andata a letto e ha fatto carriera in questo modo, dalle attricette degli anni 50 e degli anni 60 fino a quello che è successo negli ultimi anni. E questo un po' che... E provocatoriamente ti dico questo, sarebbe molto interessante, nello spirito plutarchiano, no? Fare le vite parallele, accanto a ognuna di queste sette, fare un'intervista, che ne so, Carmen Consoli e Rubi Rubacuori, Rita Borsellino e Daniela Santanchè, sarebbe stato, o sarà, non lo so se ti sto dando un'idea per la prossima pubblicazione, una provocazione straordinaria per capire un poco, ma che tipo di argomentazioni possono venire mai fuori dall'altra parte rispetto a quelle che ci sono qui. Grazie Paola e auguri per, io dico sempre, per il secondo libro, che è sempre la svolta ancora. Io ringrazio Tony per l'intervento. Dico una cosa soltanto, lui se ne accorgerà dopo quando lo leggerà. Questo è un libro proprio per le generazioni future, non è un libro per riflettere su dove siamo arrivati. Perché alla fine di ogni intervista l'ultima domanda era esattamente quella di lasciare un messaggio in bottiglia per le bambine per le donne di domani, per le bambine di oggi e le donne di domani. Quindi è esattamente questo, cioè un percorso che racconta quello che noi siamo stati, nonostante, cioè, e per certi versi per fortuna, perché racconta momenti della storia d'Italia molto profondi e molto belli e di grande crescita per l'Italia, appunto, per il nostro paese. E d'altra parte purtroppo invece, perché poi racconta tutte le viltà, insomma, che questo nostro paese invece può raccontare. L'ultima domanda invece è quella, cioè è esattamente cosa diciamo alle bambine perché siano donne migliori di quelle che siamo state noi e correggano i nostri errori. Io una ne voglio riportare di risposte che sono state date, le altre ve le leggete voi, che è quella che mi ha dato Rossella Muroni. È l'ultima delle intervistate e credo che non ci potesse essere conclusione migliore. Lei dice alle bambine, le donne di domani, dovete arrivare al potere, ma voi dovete arrivare al potere proprio perché, siccome non siete uomini e siccome gli uomini, un po' come i pavoni maschi, no, hanno bisogno del potere per aprire la coda e utilizzarlo anche in modo, in qualche misura narcisistico a volte, sono poi così attaccati al potere che in qualche caso lo subiscono. Siccome le donne del potere non hanno bisogno, riescono a gestirlo meglio perché lo gestiscono con maggiore distacco, per cui andate al potere, andateci al potere e fate la differenza. Pronto? Sì. Si sente? A me è piaciuto il titolo del libro, non è un giudizio riduttivo, poi me lo leggo. Un'altra donna è possibile. E io ho riflettuto perché hai dato questo titolo al libro. L'hai dato perché avevi presente lo scenario in cui stiamo vivendo. E questo è stato detto. E però io voglio essere anche più propositivo. Tu hai registrato delle eccellenze con queste interviste.
perché sono delle persone che da sole, ognuna ha una storia particolare, quasi per metterle in contrasto, in contrapposizione con il dilagare di mediocrità di cui abbiamo questa sera anche rappresentato. Io vorrei però fare una riflessione e fartela fare pure sul fatto che diciamo le donne hanno lavorato tanto nel nostro paese e al di là delle grandi manifestazioni, quella di febbraio che è stata ricordata, ci sono dei momenti, diciamo, in cui la donna è stata artefice del cambiamento. E questo nel campo della scienza, della cultura, dell'arte e in ogni campo. Io mi riferisco a quello che il momento che stiamo vivendo oggi. Guardate, oggi, sentendo il telegiornale, mi è stata facilitata una riflessione. Questo nuovo governo, chiamato dei tecnici, ma che è una rottura netta col passato, intanto per la qualità delle persone, per il metodo, per il modo come si rapportano con gli altri, il telegiornale mi ha fatto riflettere sul fatto che oggi tre donne, la Fornero, la Mercegaglia e la Camusso, stanno discutendo di uno dei fatti più centrali della vita sociale ed economica del nostro paese. E vedete, queste non è che sono nate all'improvviso perché è caduto il governo Berlusconi. Queste tre donne che rappresentano oggi nel loro campo delle eccellenze, una tu l'hai ricordato qua, la Camusso, ecco, vengono da una storia in cui il movimento delle donne, anche se sotto traccia in tanti periodi del nostro tempo, ha lavorato. E io voglio ora fare un salto dicendo che anche l'impegno che tu stai mettendo producendo intanto questo libro, anche nella realtà della nostra piccola città, non è, ecco, qualche cosa che spunta all'improvviso. Questo è il paese, per quanto piccolo, che ha conosciuto nel tempo presenze femminili significative. Io voglio ricordare la signora Pepita Misuraga, donna, diciamo, anziana, che è morta da molto tempo e che è stata una delle animatrici culturali della città di Cefalù. Io voglio ricordare il movimento delle donne degli anni 70 e 80, che ha fatto una battaglia di carattere nazionale per contrastare, può sembrare una cosa banale oggi, ma non è così, il fatto che il Circolo Unione aveva uno statuto borbonico in cui veniva vietato l'iscrizione alle donne. Ecco, su questo fatto le donne di Cefalù di quel tempo hanno fatto una battaglia che ha consentito alla stampa nazionale di mettere a fuoco la realtà e quindi quella che diventava, che poteva apparire un fatto di costume locale, è diventato un fatto di dibattito nazionale. C'è stata un'altra battaglia, diciamo, significativa che voglio ricordare, perché le cose che si vanno facendo debbono essere capitalizzate e diventare patrimonio comune di una comunità. Alcuni anni fa una commissione toponomastica impose al comune di Cefalù di intitolare alcune strade di questa città alle donne, alcune delle quali non sono manco conosciute, però ognuna di queste ha un valore nella storia del nostro paese. Vedi, ho voluto riallacciarmi a questo filo della realtà di Cefalù per dire che ci sono le condizioni, come diceva Tony Guttri, ci sono le condizioni perché si possa espandere non l'idea di un privilegio o di una particolare significazione della presenza della donna in quanto tale, ma del fatto che la emancipazione nel costume, nella cultura, nella società, è che è un patrimonio di tutti, e quando le donne, ecco, questo è l'augurio che ci dobbiamo fare, danno un contributo in più, non deve essere pensato come un contributo particolare, ma come un contributo di uno accanto a un altro. Cioè, quando questo sarà raggiunto, io penso che il problema della uguaglianza tra i sessi si sarà determinato. Tanti auguri comunque. Sì, rispondo, diciamo, più che rispondere perché non era una vera e propria domanda, però mi posso riallacciare ad alcune cose che sono presenti sempre nel libro e che vale la pena di dire. E in particolare in una delle interviste, quella fatta a Monica Frassonia, che insomma è un europarlamentare dei Verdi, meno conosciuta forse di altre donne come Margherita Hack, o come Carla Fracci o come Carmen Consoli,
che però diceva una cosa fondamentale, credo, relativamente alle presenze delle donne nel nostro paese, comunque all'occupazione di posti importanti anche in politica da parte delle donne stesse. E, diciamo che le donne in Italia che riescono realmente a cambiare le cose sono tante, ci sono, è l'esempio che è stato riportato appunto dell'incontro tra la Camusso, la Marcegai e la Fornero, è uno soltanto dei moltissimi che si potrebbero fare, però c'è anche un problema, credo che sia soprattutto un problema politico in Italia, quello della difficoltà delle donne di farsi spazio all'interno della politica, di farsi spazio all'interno dei partiti e di arrivare poi effettivamente ad essere elette. La minoranza delle donne nel nostro Parlamento, la minoranza delle donne all'interno dei partiti politici, credo che sia una cosa veramente vergognosa rispetto, se facciamo un parallelo, agli altri paesi emancipati. E questo credo che sia un problema che deve essere affrontato, e deve essere affrontato probabilmente anche con delle normative. Io non ero tanto a favore delle quote rosa prima di questa intervista, poi l'intervista, che è stata una grande chiacchierata e anche una lezione di vita, mi ha fatto cambiare idea. Lei, Monica Frassoni, era a favore delle quote rosa e me le spiegava in un modo semplicissimo, mi diceva: se tu pensi che le quote rosa siano una riserva indiana, io ti dico che hai perfettamente ragione, noi abbiamo bisogno di una riserva indiana, perché siccome non siamo un paese moderno, siccome non siamo un paese che ha dato spazio alle donne, siccome non siamo un paese che ha permesso alle donne di andare a cambiare le cose, al di là del fatto che poi abbiamo citato tre grandissime donne che stanno partecipando alla modernizzazione del paese e all'uscita della crisi in modo eccezionale, però sono comunque dei casi importanti ma non sufficienti, perché le donne potrebbero essere presenti nelle fibre in meno di quanto guadagna l'uomo, e addirittura quando guadagnano di più in qualche misura c'è un senso di disagio da parte dell'uomo, perché si sente schiacciato dal potere femminile. Io credo che la riflessione vada fatta, e vada fatta a partire dalla politica, perché poi la politica in realtà è il caposaldo del nostro paese, è lì che vengono fatte le scelte, e quella la stanza dei bottoni, nel senso che poi proprio si vanno a premere i tasti determinanti per rendere questo paese un paese degno di essere chiamato moderno. Grazie Paola. Io, voi volete aggiungere qualcosa anche in virtù delle ultime sollecitazioni? Paola ha citato ha fatto alcuni riferimenti alla rappresentanza delle donne nel mondo del lavoro, nelle istituzioni, che è sottodimensionata, diciamo, questa presenza. Io avevo trovato dei dati. Li vorrei dare e poi ragionarci un po' su. L'Italia è al 62esimo posto nel mondo per la rappresentanza femminile nelle istituzioni. I dati sono questi: per esempio, per le istituzioni principali, il 17,3% alla Camera, il 13,7% al Senato. Ho trovato come punto di riferimento la Svezia, che è invece al 47%. Poi c'è, davanti ai nostri occhi, non ho avuto il tempo di controllare, ma credo che alla regione siciliana, all'assemblea regionale siciliana, le donne siano 3 o 4. C'è stata una legislatura in cui c'è stata una sola donna presente. E siccome la curiosità mi spinge anche oltre, per guardare anche al nostro interno, non solo in casa degli altri, ho visto che i dati dell'INPGI, l'Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti, dà come giornalisti attivi, adesso questa è una professione molto frammentata, non si può dire io faccio il giornalista e basta, no, che tipo di contratto hai? Ce l'hai un contratto? Come viene, che rapporto hai? Quindi parliamo così genericamente di giornalisti attivi. Gli uomini sono 15.536, le donne 11.016. Guardate, questo è un dato veramente straordinario. Lo considero tale perché io sono entrato negli anni 70 in una redazione di giornale e sono entrato in un giornale
democratico, progressista, antifascista, diciamo, le cose che si dicevano negli anni 70. C'erano solo due donne in redazione presente. Poi sono passato al Giornale di Sicilia e siamo già negli anni 80 e c'era una sola donna nell'organico. Devo dire che in brevissimo tempo molta strada si è fatta. Adesso questa è una professione che si va declinando sempre più al femminile. Ho dato questi dati dei giornalisti attivi, ma in realtà gli iscritti ci danno una proporzione diversa. Le donne sono quasi il 50% del giornalismo italiano, però guardate, andate a controllare, diciamo, la colonna di gerenza delle singole e delle maggiori testate, non ne trovate donne. Ce n'era una all'Espresso, è cambiata. Le donne sono direttrici di giornali femminili, dei cosiddetti giornali femminili. Stanno nelle redazioni, ma non hanno mai ruoli dirigenti, o hanno poco spazio nei ruoli dirigenti. Questo pone un problema molto serio, che poi si traduce in un sottodimensionamento della rappresentanza. Io faccio parte del Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti Nazionale. Il 15% sono presenti, è composto dal 15% di donne. Quindi c'è un problema che riguarda, diciamo, il riconoscimento del ruolo delle donne, un problema che riguarda il rapporto nevralgico tra la donna e il potere. È sempre stato così, io credo che gli spazi si vanno aprendo, è un processo lento, ma va avanti, non bisogna neanche sottovalutarlo. E poi vorrei dire anche una cosa che riguarda, per esempio, l'incidenza di quel modello televisivo di cui abbiamo discusso questa sera. C'è una risposta, a mio giudizio, molto intelligente e molto pertinente anche della Camusso, la quale dice: stiamo attenti, queste rappresentano soltanto una minoranza poi alla fine, e il paradosso sta proprio in questo, che poi alla fine è stata una minoranza a costruire un modello negativo, si capisce, però ha preso il comando della situazione ed ha finito per imporre dei modelli che non sono soltanto di vita, ma anche di tipo culturale. E a proposito della cultura, l'ultima cosa la voglio dire e poi la chiudiamo qui, c'è un altro passaggio molto interessante di Carmen Consolo. Io sapevo che era una persona intelligente, ma leggendo la sua intervista sono rimasto particolarmente colpito. Dice delle cose molto interessanti, una delle quali è questa. Lei sostiene che questo modello di televisione che si è affermato ha finito per fare considerare la cultura una sorta di cancro, il cancro della conoscenza. Ora, questo mi spiega anche molte cose. Io non ci avevo fatto, non ci avevo pensato molto, diciamo, una riflessione non l'avevo fatto su questo punto. Il cancro della conoscenza va rapportato anche a tutta la persecuzione, a tutte le forme di censura, di condizionamento che sono state fatte su altri prodotti della televisione, e mi riferisco soprattutto ai programmi di informazione. Tant'è vero che Anno Zero ha dovuto togliere le tende, Ballarò è continuamente sottoposto, Report si trova in difficoltà. C'era anche un programma che era un po' tra l'informazione, l'intrattenimento, il talk show e anche l'ironia che serve, lo sappiamo bene, nella vita, che era il programma della Dandini, parla con me. Parla con me, e ha dovuto togliere le tende anche dalla RAI. Quindi c'è stato, come dire, una sorta di condizionamento, di invadenza di campo e di un eccesso, un abuso di potere, lo possiamo definire giuridicamente anche in questo modo,
un eccesso di potere nella eliminazione di tutti gli spazi che in televisione ci potevano stare ed erano destinati alla cultura. Volete sapere qual è il paradosso, l'altro paradosso con il quale dobbiamo fare i conti? Che questo modello di televisione ci fa rimpiangere la paleotelevisione degli anni della Democrazia Cristiana, quando c'era anche una sorta di televisione che lasciava grande spazio anche alla cultura. Tanto per dare, per fare un esempio, era quella televisione che ci ha fatto conoscere tutti i classici della letteratura, perché sono diventate degli sceneggiati televisivi di grande successo. Ecco, tutto questo è stato azzerato, la televisione è diventata soltanto il tempio del bellinismo, dove si è adoperato anche un linguaggio scurrile, e lasciamo stare, io non voglio neanche apparire come un bacchettone, però la qualità, diciamo, si è molto compromessa. Questa è la risposta che è venuta, e per fortuna la Camus ci dice: attenzione, state attenti, questi modelli sono il frutto di una degenerazione del potere, è una minoranza che è andata al potere, il resto del paese viaggia su altri binari. E io credo che non le 7 persone che noi abbiamo trovato qui nelle interviste che ha fatto Paola, ma c'è tutta un'altra Italia che invece ogni giorno fa i conti con i problemi della vita quotidiana e che non trova il riconoscimento adeguato, perché alla fine, ecco, questa è la conclusione che mi sento di rassegnare, è che si è mortificato il valore del merito. Non c'è più riconoscimento ai meriti, perché tutti avevano scoperto che quello era un sistema facile di fare carriera e di arrivare al successo. Marco, a te. No, telegraficamente vorrei dire semplicemente che alla fine, chiacchierando, siamo arrivati a una conclusione comune che viene fuori da quello che ha detto Franco, da quello che ha detto Maria, da quello che ha detto Giovanni, da quello che ha detto Paola, che c'è soltanto una minoranza che poi ha corrotto, diciamo, il sistema. La maggioranza è viva e presente, però deve venire fuori. E quella discontinuità di cui parlavo io, quel punto di rottura, può cominciare con questo libro, per cui un'altra donna è possibile, perché un'altra donna c'è già. Tu dici qualcosa? Maria Concetta. No, avevo anch'io notato questa cosa. Però prima Paola, quando ha iniziato a parlare, ha detto: ma erano già là queste cose. Cioè, nel senso, non ho scoperto l'acqua calda. Però, in effetti, mi sono fatta una domanda. Ma se queste donne, posso essere la Camus, la Borsellino, Margherita Hack, fossero poi state delle casalinghe, delle persone comuni, un'operaia, chissà se invece poi l'attenzione viene colta allo stesso modo. Perché in effetti chi scende in piazza, chi ha fatto le lotte, chi ha fatto le rivoluzioni, sono proprio quelle donne. Sono proprio quelle donne che a un certo punto, stanche di vedere modelli ed etichette, hanno detto: no, perché noi che siamo la maggioranza, noi che facciamo il pane, che stiriamo, che lavoriamo 23 ore su 24, non ne possiamo più, perché avremo la cellulite, non andremo mai al parrucchiere, avremo migliaia di casini a casa, 4 figlie e tutto il peso della famiglia sulle spalle, compreso il marito, che noi diciamo basta, andiamo in piazza. Sono loro che poi hanno segnato tutti i momenti di crisi, e i momenti di crisi le donne l'hanno proprio segnate proprio negli anni, in maniera scientifica. Quando Marco parla della discontinuità, dice una delle cose più belle che esistono, perché la discontinuità segna il momento di crisi, di frattura, che è il momento
dell'interrogazione. Cioè, siamo arrivati qua, ora che si fa? Vuol dire che c'è un momento di rottura totale e da lì si deve reinventare tutto, ristrutturare tutto, e quindi è lì che nasce la nuova identità. In realtà, come dice Marco, un'altra donna c'è già. Cioè, noi le abbiamo le altre identità, noi le abbiamo costruite negli anni, forse le abbiamo costruite anche a partire dai modelli malati che abbiamo avuto, ma noi le abbiamo costruite, noi le abbiamo, ci sono. Il problema qual è? Che è molto più facile vedere un'immagine, seguire un'immagine, piuttosto che andare dietro a tutto un altro mondo fatto di fatica. Perché la prima televisione non era la televisione del dolore, era la televisione del sorriso, la gente era felice di stare davanti alla televisione. Il programma era uno, due, tre, pochi, ma la gente stava là e rideva. Ormai c'è qualche fiction, ogni tanto fanno canzonissima, c'era quello, quella, quella. Non c'era l'immagine del dolore. Ora invece si entra nelle case, e come sta? Nella tragedia più assoluta vogliamo sapere. E poi alla fine parliamo delle donne, ma perché... Parliamo delle donne perché in realtà noi vorremmo scoprire l'uomo. Cioè, vorremmo capire cosa è successo agli uomini. In effetti agli uomini è successo che non si sono più riadattati al processo di cambiamento delle donne. Cioè, mentre le donne si sono riadattate ai movimenti sociali e culturali, a un certo punto, quando tutto entra in crisi, l'uomo non ha potuto più seguire qual era il flusso, il movimento della donna, perché la donna, secondo l'uomo, gli stava togliendo un potere, e in realtà non glielo stava togliendo, stava dicendo riflettiamoci insieme. Allora lì ha detto no, ti pongo solo come oggetto, e quella minoranza ha colluso con quell'idea che l'immagine poteva anche andare bene. Quindi forse anche una provocazione, secondo me, avere scelto come modello queste donne, perché loro, in effetti, in tutte le interviste che ti ho fatto, ripropongono modelli, idee, pensieri che penso possa essere condivisa da tutte le donne italiane. Quindi è molto più curiosa un'intervista a Margherita Hack, perché anch'io l'ho vista così, però in effetti poi mi sono resa conto che riflettono il pensiero di tutte le altre donne che con fatica ogni giorno cercano di creare una propria identità, sia per loro che per le loro famiglie, insomma. Io vi do pure qualche numero, così come diceva Franco, vi do qualche numero. Ci tengo a dirla questa cosa, perché l'associazione Fuori Orario è, allo stato attuale, ha un presidente donna. Il 50% del consiglio direttivo è donna, l'80% dei soci sono donne. Quindi comunque noi siamo intanto fuori dalla media nazionale, quantomeno quella ufficiale. E no, noi, devo dire, da uomo, noi ci troviamo anche abbastanza bene. Penso che questo lo possano dire pure gli altri ragazzi dell'associazione. No, io su questa cosa infatti non l'ho voluta dire, ma abbiamo avuto un cambiamento culturale genere importante. Perché quando al cambio generazionale, diciamo, ci siamo ritrovati in un'associazione di uomini. Cioè io sono arrivata, ero io, Sara, tu eravamo. Ho detto Sara, ma qua sono tutti grandi, Serena, però insomma, ho detto Adele, eravamo pochine, proprio ci sedevamo, c'erano loro tutti messi là, l'esperienza, le cose. Poi lui a un certo punto ogni tanto faceva, vedi tu, sei donna, e cosa va. Tempo 2-3 mesi siamo diventate tipo 20, mi fa ma tutte te le sei portate? Ho detto no, però ci siamo rese conto che la nostra idea, insomma, è importante, perché poi il processo creativo, no, della donna è un po' diverso, perché siccome è più emotivo, e quindi è molto interessante, diciamo, vi abbiamo sostituito abbastanza. Anche i Fuori Orario diventeranno donne. L'avevamo proposto l'altro giorno di cambiarci i nomi tutti. Paolo, volevi concludere? È semplicemente la conclusione più logica, cioè i ringraziamenti dovuti. Io intanto, quando i ragazzi di Fuori Orario mi hanno contattato, ho detto
lo voglio fare solo con voi, questa presentazione la voglio fare solo con voi, perché io riconosco a loro veramente nel tempo, sono cresciuti e sono diventati un'associazione veramente che da un punto di vista culturale risponde a quei requisiti determinanti che un'associazione che vuole fare le cose bene deve avere. E credo che a Cefalù ci sono un sacco di associazioni e lavorano tutte molto bene, però per questo contesto, per questo libro, per quello che io volevo raccontare stasera, i ragazzi di Fuori Orario erano proprio l'ideale per poi il fatto che ci sia il 50% delle donne mi pare che sia importante. Poi volevo ringraziare Franco Nicastro, che è stato un mio maestro, cioè io ho imparato da lui tutto quello che so sostanzialmente del giornalismo, e mi è stato sempre vicino in questi anni e abbiamo fatto tante cose insieme, per cui questa presenza qua per me è molto emozionante. Marco, che per me, come lui ha detto, è un fratello veramente, abbiamo passato insieme gli anni del liceo e non solo, e poi tutta la malavita che ci ha portato a essere anche stasera qua su questo palco, e tanta gastrite insieme, però quando si fa gastrite in due forse fa meno male lo stomaco. E poi volevo ringraziare tantissimo CRM per esserci stata e per averci permesso di rendere questa serata ancora più particolare, quindi grazie. A parte che tutte le persone ovviamente che sono qui presenti, che ringrazio. Mi associo a Paola nel ringraziare CRM, che tra l'altro ha trasmesso in diretta in streaming tutta questa serata. Devo ringraziare Paola perché ci ha permesso di fare i seri, anche quando noi non siamo abituati a fare i seri, nel senso che la nostra associazione poi è molto più goliardica in alcune situazioni. Stasera siamo in questo contesto, ci siamo, come dire, rivestiti di un abbigliamento che generalmente non è il nostro, però insomma ci stiamo bene, è stata una bella esperienza. Io ringrazio voi per essere stati qui con noi di martedì a un orario un po' particolare, come le nostre cose fuori orario. Niente, vi auguro una buona serata, buon Natale, buon anno. L'ultimo ringraziamento lo fa Maria Concetta. No, tu finisci poi ringrazio. Niente, buon Natale e buon anno. No, io volevo ringraziare tutti i ragazzi di Fuori Orario che come sempre si attivano, vanno a mille quando c'è qualcosa da organizzare. La scenografia questa volta ha superato veramente il limite, quindi grazie a Marco Failla, ad Adele che so che ha aiutato a trasportare tutto, grazie, arrivederci e grazie per essere venuti. Buon Natale.